La religione è stata guida della morale nostra per tanti anni. Forse ci ha indirizzato da una parte sola, quindi ci ha condizionato. Ma essere cristiani è sembrato essere per molto tempo essere italiani. Ammettiamo che questo non sia giusto. E allora esiste una norma per cui, al di là della qualità dell'insegnamento, i genitori, che tutelano i figli, devono dare il loro consenso per l'ora di religione. All'epoca mia questa legge non c'era. Adesso, evidentemente, si vuole garantire che uno possa essere ebreo, ateo, buddista, musulmano, senza che nessuno gli imponga l'ora di religione cristiana. È probabilmente giusto. Indica un'epoca di relativismo. La mia generazione ha immaginato una sola religione e nessuno ha mai pensato che il prete non dovesse farci lezione, magari non lo si ascoltava. Ma l'ora di religione era un'ora istituzionale. Oggi è facoltativa ed è per i figli accettabile se i genitori lo consentono. Ecco, per questo mi pare che non dobbiamo immaginare che il disegno di legge Zen debba essere una nuova religione, ma così si presenta. Perché in nome di una verità assoluta e di una indicazione di codici morali, che sono di ampia tolleranza, evidentemente, quindi fondamentalmente giusti, fondamentalmente non diversi da quello che il cristianesimo insegna, ma che sono legati a uno degli articoli del disegno di legge che santifica la posizione di chi deve non consentire la discriminazione con una giornata come c'è la giornata di tutti i santi, o c'è la giornata dei morti, o c'è la giornata del 1º maggio, o c'è la giornata del 25 aprile, c'è la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Ora, chi mi ascolta, qualunque cosa abbia pensato delle parole di Fedez in difesa e in promozione di questa legge, probabilmente sa cos'è l'omofobia. Fatica a sapere cos'è la transfobia, perché non mi pare che ci siano grandi testimonianze di persone che ce l'hanno con i trans. Possono essere attratti morbosamente, ma avercela con i trans è comunque un'ipotesi che viene indicata, allargando quindi l'omofobia a transfobia, a lesbofobia. Non mi pare che siano tanti che manifestano, mentre si poteva irridere un maschio con atteggiamenti femminili, dicendogli parole che indicavano questa sua mancanza di virilità, questa sua effeminatezza, la posizione rovesciata è molto poco probabile che qualcuno rimproveri a una donna di essere maschile o di avere molto carattere o di avere un atteggiamento da maschio. Quindi, mentre la declinazione omosessuale di un maschio può essere ragione di ironia, la lesbofobia è molto, molto, molto rara. Ma mai sentita prima, è inventata in questa legge, è la bifobia. Come se qualcuno potesse avercela con un altro perché è bisessuale. E come lo manifesti, è difficile dirlo, alternativamente essendo maschile o femminile. Quindi inventano una categoria nuova di cui nessuno ha mai parlato fino a ieri. Avete mai sentito dire non essere bifobico? Non essere bifobico? Non essere transfobico? Non essere lesbofobico? Avete sentito probabilmente non essere omofobico. Non aversela con gli omosessuali. Omofobico, d'altra parte, quell'omo vale per uomini e donne. Non vuol dire uomofobico, caro Fedez, non vuol dire uomo, vuol dire homo, cioè un atteggiamento di identità omosessuale, cioè lo stesso sesso. Quindi omofobico ingloba anche lesbofobico, ma non se ne sono accorti. Hanno poi inventato il transfobico, per cui basta dire che uno è omofobico per dire che ce l'ha sia con omosessuali maschi sia con lesbiche. Non c'è bisogno di aggiungere lesbofobico. Ma insomma, questo per dire che abbiamo istituito una giornata per
come dire, ostacolare, per impedire, per stigmatizzare i comportamenti di omofobia in tutte le loro varianti. Giornata nazionale, che è il 17 maggio nella volontà del collega Zan. E qui viene fuori la parte per cui io credo sia giusto tutelare le persone più vulnerabili. Abbiamo in questa legge sono avvicinati i comportamenti di discriminazione legati al sesso, ma anche legati alla disabilità. Quindi anche la disabilità, come se essere omosessuali fosse essere disabili, come se essere lesbiche fosse essere disabili, come se essere bisessuali fosse essere disabili, non più abili, ma disabili. Quindi è stata usata la disabilità per rendere queste categorie delle categorie deboli. Quindi diciamo, sono deboli tutte le lesbiche, tutti gli omosessuali, tutti i bisessuali e tutti i transessuali. Io non so se siano deboli, ma diciamo che lo siano, che siano disabili, siano considerati in questa legge, che è fondamentalmente razzista, siano disabili, perché indicano una condizione di limitatezza o di fragilità o di minorità o di vulnerabilità. Per cui se noi dobbiamo stabilire che la legge Zan tutela tutte le persone più fragili e più vulnerabili, sappiamo che di tutte queste che avete sentito, certo le lesbiche possono essere forti, gli omosessuali possono essere forti, possono avere carattere, Renato Zero certamente non si vergogna di essere omosessuale, come non si vergognava Pasolini, come non si vergognavano i tanti che hanno manifestato la loro omosessualità in maniera perentoria e tutto meno che disabili. E allora già questo concetto ci fa pensare che non dovrebbe adattarsi ad appartenere a una categoria in qualche modo mortificata o mortificabile, e quindi in quanto mortificata da riabilitare. Ma perché uno dovrebbe considerare disabile un omosessuale? E perché dovrebbe considerare il disabile come un omosessuale? Il disabile ha un limite fisico, ma l'omosessuale certamente non ce l'ha. Tutto questo crea una confusione per cui si dimentica che i più vulnerabili sono i bambini. I più fragili sono i bambini, più degli omosessuali, più delle lesbiche, più dei bisessuali, più dei transessuali. I bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, almeno fino a 14 anni, quando abbiano, non dico raggiunto una condizione di maturità, perché non sono ancora adulti, per la legge lo diventano a 18 anni, forse potrebbero diventarlo a 16, a 16 certamente la maturità si comincia a raggiungere, ma a 14 c'è una certezza sessuale, uno a 14 anni sente impulsi sessuali e li sente nella direzione che la sua natura gli dà, quindi sente se è eterosessuale, omosessuale, se vuole fare il transessuale, se è bisessuale, comincia ad averlo chiaro. E infatti da quel momento tu puoi parlare con un ragazzo sapendo che sa tutto, non ha dubbi su se stesso, sulla sua natura. Tutto questo non ha niente a che fare con la pedofilia, io ho parlato di questa materia, ma semplicemente per dire che anche una ragazza di 13 anni può avere rapporti sessuali, e però sappiamo che sotto i 14 anni esiste il reato chiamato pedofilia. Due tredicenni sono coetanei, ma se una persona di 17 anni sta con una di 13, entrambi consenzienti, incorre nel reato di pedofilia, magari senza volerlo, perché magari è un 17enne immaturo con una 13enne molto matura e viceversa. Generalmente i 13enni maschi cercano di essere, sono meno precoci, ma cercano di essere più spavaldi. Quindi potrebbe capitare che un 13enne sta con una 16enne e quella 16enne può essere incriminata perché lui è minorenne. Abbiamo stabilito una data sbagliata, 14 anni. Vuol dire che fino a quel momento si ritiene che il sesso non sia maturo, ci sia un'incertezza nei rapporti sessuali per cui uno è più fragile, uno è più debole, uno è più vulnerabile. Allora, se questa data c'è, qui non è questione che uno sia omosessuale a 15 anni, a 16 anni o a 12 anni. C'è una data convenzionale, forse sbagliata, che dice sotto quella data ci sono dei reati, anche se i ragazzi sono consenzienti. Allora io mi dico, ma se questo è, perché io devo insegnare a scuola per la giornata del 17 maggio, giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bisfobia e la transfobia, devo in quella giornata preparare i giovani secondo quello che dice la legge.
le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di quel precedente periodo compatibilmente. Cioè, a scuola tu, con libri di testo e con professori, senza l'autorizzazione dei genitori, senza che i genitori abbiano dato il loro consenso, come è previsto per l'ora di religione, per la religione è previsto il consenso per insegnare lesbosessualità, omosessualità, bisessualità e tutto quello che esse sono a dei bambini di 8 anni, non occorre il consenso. Ma io voglio proteggere loro. Io voglio un decreto Zan che, al di là della giornata del 17 maggio, che deve essere una grande festa di popolo, tutti i bambini delle scuole possono festeggiare la, come dire, tolleranza, ma dovrebbero festeggiare nella consapevolezza di cosa sia essere trans, lesbica, omosessuale, bisessuale. E quindi qualcuno dovrebbe averli preparati a guardare queste identità sessuali con l'atteggiamento giusto di chi non discrimina. Ma perché devo dire a un bambino di 8 anni che cos'è un rapporto omosessuale? Perché non gli posso parlare di religione, ma senza che i genitori lo vogliano posso parlargli di cos'è un omosessuale, di come si possono avere delle coppie che sono fatte di due uomini o di due donne, o delle coppie di fatto, o che possono adottare un bambino attraverso il percorso di una gravidanza con l'utero in affitto, una serie di cose molto complesse che sono difficili anche per le persone adulte, che io devo spiegare a un bambino di 8 anni. Ecco, dico a Zan, a Fiano, a Fedez, dobbiamo proteggere i più fragili, e cioè i bambini, dobbiamo proteggere i più deboli, e cioè i bambini, dobbiamo proteggere i più vulnerabili, e cioè i bambini, non dobbiamo mettere davanti a loro una realtà che non capiscono. Non dobbiamo dare in pasto loro delle identità sessuali che appartengono alla sfera adulta o di piena maturità sessuale, che può essere anche molto presto, ma stabiliamo 14 anni. Sappiamo che a 14 anni noi siamo consapevoli di essere eterosessuali o omosessuali, uomini o donne, nel senso di uomini che accettano di essere uomini e non vogliono essere donne e viceversa. Tutto questo è consentito, è la natura degli uomini, uno può scegliere di essere una donna pur essendo un uomo e viceversa. Tutto questo richiede tolleranza, ma perché devo spiegarlo a un bambino di 6 anni? Perché a scuola mi deve essere imposto per il 17 maggio di insegnare ai bambini delle condizioni sessuali a loro ancora ignote? Il sesso si impara fuori della scuola, così è toccato a noi, forse era sbagliato, ma siamo venuti abbastanza bene tutti, anche gli eterosessuali, gli omosessuali, ognuno è uscito da un'esperienza, certo non maturata a scuola, maturata fuori della scuola, maturata nei bagni, maturata giocando con il compagno, con le compagne, e a un certo punto uno ha sentito quelle pulsioni e quegli istinti essere il suo sesso, la sua condizione sessuale, la sua natura sessuale, anche se non corrispondente a quella originaria. Tutto questo arrivando a un'età in cui si è definita la tua condizione. No, a 9 anni io devo spiegare a un bambino che cos'è un omosessuale, cos'è un transessuale, e oltre a quello che lui lentamente capisce nell'esperienza in qualche modo rubata, ci deve essere qualcuno che non è un genitore che glielo spieghi a scuola dicendogli o che è giusto o che è sbagliato, e magari con la morale che ogni insegnante porta, uno che è più incline all'omofobia e uno che invece è più tollerante, uno che pensa che la famiglia naturale sia quella fatta da papà e mamma con i figli che nascono da un rapporto fra i due, e un altro che pensa invece che una famiglia è fatta di due papà e di due mamme che prendono un bambino con l'utero in affitto. Tutto questo lasciando al docente la totale libertà di spiegare a mio figlio che cos'è il sesso. Non lo voglio. Caro Fedez, se tu combatti contro la omofobia e se tu combatti per difendere le minoranze, devi combattere anche per difendere i tuoi bambini, i tuoi figli, perché essi diventino quello che devono essere senza che glielo insegni un professore che ha il suo orientamento, ha la sua maturità e anche la capacità di plagiare un bambino, perché un adulto può plagiare un bambino. Quel plagio è peggio dell'omofobia, è peggio della transfobia, perché è una violenza. La violenza di chi impone a un bambino di pensare una cosa al di là di quello che lui spontaneamente può capire di sé.
indurlo a indirizzare i suoi orientamenti non per un istinto, per una spontanea natura, ma perché quello è il clima, quella è la moda, quello è il comportamento fluido. C'è una fluidità che oggi nelle scuole noi avvertiamo, perché in fondo non c'è nessuna differenza tra essere maschio e essere femmina. D'accordo, ma vogliamo che uno ci arrivi senza che glielo insegni un professore più grande, un adulto che abusa di un bambino, che abusa di un bambino, che abusa di un bambino e della sua fragilità e della sua vulnerabilità? Ecco, questo è, di tutte le categorie che sono elencate, i disabili, i trans, le lesbiche, i bisessuali e gli omosessuali, che sono difesi dalla legge Zan, questa è la categoria più debole e non difesa, anzi quella più esposta. Quindi per difendere quelle categorie esponiamo i più fragili, i bambini che proteggiamo dalla violenza sessuale o dalle molestie sessuali o dalle avance sessuali, che potrebbero anche essere gradite, ma sotto i 14 anni noi li proteggiamo. Proteggiamoli anche da un professore, da un docente, da qualcuno che gli vuole dire la sua verità e vuole impogliere. Quella verità non è un'idea generale, un racconto della storia, è un orientamento psicologico. È sul piano psicologico che può essere pericoloso che uno possa parlare ai bambini di quella materia dando loro l'indicazione che qualunque cosa facciano va bene. Certo, può anche essere che sia così, ma lasciamo che siano i bambini ad arrivarci attraverso la loro maturità sessuale. Non disturbiamoli, non turbiamoli, non perturbiamoli, non corturbiamoli con parole di adulti quando hanno 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anni. Lasciamoli tranquilli. Non interveniamo adulti per dir loro cosa devono fare. Ecco quello che vorrei dal decreto Zan. La tutela dei più deboli, la tutela dei bambini. La tutela dei bambini che i genitori mandano a scuola non perché diventino diversi da come loro li hanno educati o li hanno pensati, ma perché un professore può deviare il loro pensiero, può disorientarli, può indicar loro una strada che è perfettamente legittima, dovrebbe però essere presa con la totale libertà, senza influenze, senza contaminazioni, senza esortazioni, senza una nuova morale che si vuole introdurre a scuola, insegnando ai ragazzi quello che devono pensare per il tema del 17 maggio, il tema che deve farli essere contro gli omofobi, contro i transfobi, contro i bisfobici, contro i transfobici, contro i lesbofibi, cioè insomma tutto quel mondo che io pronuncio qui in modo anche cacofonico, perché non ho mai detto lesbofobia in vita mia, non l'ho mai pronunciato, ho un'età abbastanza matura, non l'ho mai pronunciato, ho pronunciato la parola omofobia, poche volte me l'ho pronunciata, ma transfobia mai, lesbofobia mai. Nessuno mi ha insegnato a usare queste parole. Io ho un bambino di 8 anni e devo insegnare queste parole nuove perché riflettano su panorami sessuali nuovi e non essere bifobico. E cosa vuol dire bifobico? Voi siete, qualcuno vi ha mai detto di non essere bifobici? Ecco, d'ora in avanti i nostri figli insegneranno a non essere bifobici. Ottimo, perché così saranno sereni davanti a una persona che sia bisessuale. Ma perché dobbiamo aprire loro uno squarcio, una realtà che non conoscono? Perché dobbiamo impor loro di conoscere quello che non hanno ancora conosciuto? Perché dobbiamo, con la mentalità prepotente degli adulti, forzare quella fragile dei bambini? Difendiamo i bambini, difendiamo i nostri figli, i vostri figli, che sono i più deboli, i più fragili, i più vulnerabili. Questo deve volere una legge. Non difendere delle categorie che servono come a dire: quello è un mondo giusto, benissimo, che è stato discriminato, quindi state da quella parte. Sì, state da quella parte, va bene. Ma i più deboli, e usare i disabili è stato l'arma più malinconica, cioè paragonare la libertà sessuale alla disabilità, è una forma di provocazione, perché la libertà sessuale non ha niente a che fare con la disabilità. E già qui c'è la malafede di quella norma. Ma senza aver contemplato tra le persone deboli, i bambini, difendete i vostri figli. E pensate che il vero problema di questa norma
è indurre e imporre ai vostri figli un pensiero unico e orientarli in una direzione unica e non consentir loro di scegliere liberamente di essere omosessuali o eterosessuali, ma dire guarda, è la stessa cosa. Sì, entrambe le cose. È come il suggerimento di un demonio. Fedez non se ne è accorto, ma io non vorrei che i suoi figli, che mostra così affettuosamente nei suoi video, trovassero un insegnante che fa loro cambiare orientamento sessuale. Sarebbe triste, sarebbe forse nulla di grave, ma sarebbe triste, molto triste. Il sesso deve essere libero, libero, soprattutto negli ambiti della formazione. Quindi diamo un limite a chi vuole imporre la visione dei grandi al mondo dei piccoli.